Allora, questa è classica gara risolta dall'episodio, con la Cremonese che forse ha faticato, è andata più a spegnersi forse che ad accendersi, non so. Nel primo tempo abbiamo giocato dentro la metà campo e con la squadra che gioca di ripartenza abbiamo subito forse una ripartenza con Bedaoui e poi siamo stati dentro la metà campo gli ultimi 30 metri, cercare di trovare lo spazio giusto, il varco giusto, creando la giusta pressione. Potevamo trovare il gol perché la partita la potevamo trovare, trovando riaprirla e poi in apertura quel gol ha tagliato un po' le gambe e sotto un po' di entusiasmo e di spinta anche se poi sul finale effettivamente abbiamo subito qualche ripartenza in più, però la prima parte a me la squadra è piaciuta perché la squadra ha affrontato la partita col piede giusto, ha voluto giocare subito senza continuare. Ah sì, il problema del tiro adesso, di pochissimi tiri, sia da una parte che dall'altra, ecco, questo, il cinismo negli ultimi metri è mancato il voler entrare in area a tutti i costi senza magari provare anche qualche volta da fuori, che non sarebbe male. Sì, probabilmente, ma noi entrando sempre in zone laterali perché lo spazio riusciamo a trovare in quel modo, loro tutti dentro e trovare non era semplice, avevamo anche la qualità giusta per farlo, per poterci entrare. È vero che non ci sono state grandi occasioni, ma c'è stato sempre tante palle in aria che le avremmo potute sfruttare in maniera diversa, così come loro hanno trovato il gol sul calcio d'angolo, noi ne abbiamo battuto molto di più, ma non abbiamo avuto la stessa efficacia. Mister, il gol è arrivato all'inizio del secondo tempo, serviva una scossa, un guizzo comunque per riuscire a aumentare i ritmi, comunque a Cremonese per segnare eventualmente un gol, comunque creare tante occasioni. La scossa c'è stata con il gol dell'avversario, poi è vero che ti lascia un po' così, però poi potrebbe essere quel momento giusto per poi, insomma, per darti la scossa un po' di più e dire, non so, diciamo, anche psicologica, dico, per riuscire a rimontare questa partita. Vabbè, Poi è stato così. c'è stato il gol che ha dato loro maggiore forza nel difendersi, nel stare bassi, nel giocare di partenza, quindi quella è stata la scossa contro una squadra, lì l'avremmo potuta riaprire subito, in quel caso poi piano piano anche abbiamo perso entusiasmo e sinceramente anche per i ragazzi sembrava un po' più complicato rispetto a quelle che sono le nostre capacità, però invito tutti ad avere, pensare alla prossima, chiaro ai miei ragazzi e perché i conti vanno fatti alla fine. Viste le sorprese, ci sono tutte le giornate, quindi lasciare porte aperte a quello che succederà anche con me. Ma oltre all'entusiasmo, mi permetto, hai perso un po' il centrocampo che cambi di fatto, cioè Fagioli è uno più dinamico, voglio dire, oggi gesticola, faceva un po' il minimo. Abbiamo perso un po' di dinamismo al centrocampo senza Casta e Razzanelli. Ma avevamo bisogno anche un po' maggiore freschezza e io con Michele comunque anche ammonito il campo si apriva, avevo qualche timore in più perché la partita la dovevamo tenere aperta e aperta fino alla fine senza sbilanciarci. E Valzani era da tanto tempo che comunque non riusciva, che non aveva nelle gambe i 90 minuti, siamo andati sotto e abbiamo fraseggiato di più senza però poi essere incisivi e trovare il varco giusto. Questo è quello che poi si è verificato sul campo. E a un certo punto stava per entrare Strizzero, poi c'è stato un ripensamento, la dinamica, diciamo, di quel cambio lì. No, beh, tanto dipendeva dalla condizione di Occoli e Valeri, erano da diverso tempo, quindi i tentennamenti dipendevano molto dalle loro condizioni, perché sono due giocatori importanti che recuperiamo dopo diverso tempo e messi in campo anche in maniera forzata e rischiare di andare oltre sarebbe stato un danno, quindi era continuamente sotto osservazione entrambi perché ancora abbiamo una partita e non era da prenderci nessun rischio, poco praticamente Caleb ha giocato l'ultimo quasi tutto il secondo tempo quasi da fermo perché la sua condizione però ci dà
ci permette anche di stare alti e di recuperare per la sua fisicità. Mi scrive una domanda a livello tattico. Nel primo tempo avevo visto Gaetano un po' più avanzato rispetto al solito, giocava quasi in linea con Ciofani. Questa è una situazione che lei ha richiesto per provare a giocarsi in 2 contro 2, quindi nel 1 contro 1 con i loro centrali, e soprattutto secondo lei ha avuto un po' di peso anche a livello tecnico del centrocampo, perché faceva un pochino fatica magari ad arrivare come al solito palla a terra, diciamo, negli ultimi metri? Ma avevamo bisogno un po' di lasciare libero Gianluca, perché in questo momento anche nell'ultima partita ha dimostrato anche maggiore capacità per buttarsi dentro l'area con qualità e creare gli spazi, e quindi era una scelta per trovare anche il guizzo, il tiro dal limite. E diverse volte poi, quando eravamo così schiacciati, così dentro la metà campo, gli spazi sono sempre di meno, lì hai bisogno sempre di maggiore qualità, velocità, rischiare delle giocate anche a discapito della precisione. Questo però io, ragazzi, vi faccio complimenti, perché il primo tempo fino al gol è stata una squadra che ha voluto giocare senza subire nulla, senza subire il momento, e ci sono, perché l'hanno dimostrato. E poi peccato. Sì, mister, una domanda sull'atmosfera, perché insomma ieri sapevamo che ci sarebbe tanta gente, poi è arrivata la notizia del sold out, la coreografia all'inizio, e adesso si va a Como con i settori ospiti che praticamente sono stati polverizzati in 2 ore. Questo, insomma, come ha vissuto lei l'atmosfera? Adesso è anche la panchina vicino alla curva, e con che consapevolezza si va a Como, anche se il destino del primo primario, sapendo che i tifosi ci sono? Ma non, questo è quello che dicevo anche ieri. Per noi è una grandissima soddisfazione, un grande onore giocarci queste carte, perché siamo a 90 minuti al termine del campionato, e è vero, 180 eravamo padroni del destino, ma 90 minuti che ci giochiamo qualcosa. Per noi deve essere grande prestigio, perché lo deve essere, perché per tanti motivi, e quello che si è creato, questa atmosfera straordinaria, bello, sarebbe stato ancora più bello, più emozionante se ci fosse stato il risultato, ma questo fa parte del calcio. Basta vedere, insomma, anche quello che succede sugli altri campi, e il campionato ancora di più rende questa imprevedibilità veramente fino all'ultimo. Sì, legato al discorso del pubblico, avevamo tante famiglie, tanti bambini, tanta gente, avevamo bisogno di uscire piangente, perché poi i bambini, noi che invece nella vita ne abbiamo viste tante, e purtroppo anche molto negative, proprio in casa, che messaggio diamo a questa gente? Io questi, gente che è andata via malcontenta, piangente, disperata. Ma è che non era semplice. Io vedevo, mi piace l'entusiasmo, ma vincere le partite, giocare per certe cose è impegnativo. Noi l'abbiamo sempre dimostrato, in questo momento le cose ci vengono meno, però il campionato non è assolutamente terminato. Oggi non si chiude il battenti, questo è il bello di questo nostro lavoro e di questo mestiere, che dispiace per questa amarezza che c'è intorno, perché a fine gara si respirava, così come c'era l'entusiasmo iniziale, si respirava a fine gara, ma ripeto, abbiamo ancora una sfida a venerdì, e da venerdì a fine gara si faranno i conti. Grazie.